Marcello De Vito, capogruppo 5 Stelle, qui nella maratona per l'approvazione del bilancio. Ma insomma, De Vito, sto bilancio sa da fa o non sa da fa? Beh, prendiamo atto di quello che ci dice il sindaco, vuol dire che chi ha i numeri per chiuderlo. Sicuramente possiamo dire che questa giunta si è mossa con estremo ritardo, con chiarezza fin dal primo giorno sarebbe dovuto uscire chiaramente e dire ai cittadini qual era lo stato dei conti del comune, invece per mesi si è parlato di pedonalizzazione dei fori, la giunta ha solo fatto provvedimenti di assunzione di staff che ci costano 4,5 milioni all'anno in una fase di predissesto, salvo poi trattare, diciamo, segretamente col governo quelle che erano le condizioni di chiusura raggiunte di questo bilancio, che sono delle condizioni di chiusura assolutamente dure ed inaccettabili, perché non si fa altro che aumentare il mutuo che è sulle spalle dei romani, il mutuo lasciatoci da Voltroni, la gestione commissariale che verrà allungata evidentemente per qualche anno con la rata di 200 milioni all'anno che versiamo, la cosiddetta Veltron Tax, l'aumento dell'IRPEF da 0,5 a 0,9 dovuto a Veltroni, quindi esprime un giudizio di assoluta inattendibilità e negativo rispetto a questo bilancio. Scusi, la gente forse non sa, qua si approva il bilancio di previsione del 2013, ci troviamo a dicembre, ma che significato ha quando ormai per dodicesimi si è speso tutto, ma a che serve? Magari non potreste cominciare a pensare, non voi che non siete di maggioranza, al bilancio di previsione 2014, perché questo è un consuntivo. Lei ha ragione e possiamo comunque pensarci anche noi a fare le nostre proposte che faremo e che abbiamo già fatto. Quello che lei dice è sicuramente vero, nel senso che l'unica attenuante che si può lasciare a Marino è che questa è una situazione grave lasciata dal sindaco Alemanno, che sapeva bene dei conti. C'è una conferenza stampa sua del 19 febbraio 2013 che lo attesta, perché il sindaco aveva previsto il buco e purtuttavia non l'ha risolto, perché, come lei ha giustamente sottolineato, non ha fatto un bilancio previsionale nei tempi in cui doveva farlo, lasciando chiaramente la patata bollente a chi sarebbe subentrato. Quindi questa è l'unica attenuante o giustificazione che possiamo lasciare al sindaco Marino, che pur tuttavia, e questo va detto, ha risolto e considerato questa situazione tardivamente. Un sindaco onesto e corretto fin dal primo giorno avrebbe dovuto indire una conferenza stampa e dire appunto la verità ai cittadini, vale a dire: il sindaco Alemanno mi ha lasciato 850 milioni di buco, pensiamo di fare una manovra di questo genere. Invece questa chiarezza, questa onestà verso i cittadini non c'è stata, si è procrastinato il problema. Ripeto, abbiamo parlato di palliativi, di spot, di grandi film come la finta chiusura dei fori, ed oggi ci riduciamo al 30 novembre ad approvare questo bilancio, come lei ha detto, preventivo, ma di fatto è un consuntivo, manca un dodicesimo, manca il mese di dicembre, dando anche adito a questa opposizione, in cui non ci identifichiamo, gretta e strumentale, di fare 140.000 emendamenti solo per, come dire, avere un effetto ostruzionistico. Ma i vostri emendamenti, che comunque sono cospicui, a cosa si riferiscono in particolare? Cosa volete cambiare nelle voci di bilancio per grandi linee, pur avendo dichiarato la vostra disponibilità a ritirarne parecchi per non effettuare pure voi una forma di ostruzionismo assembleare? Ma guardi, innanzitutto chiariamo questo aspetto, non sono tanti, quindi possono essere sicuramente trattati tutti e non crediamo che ci sia necessità di ritirarli. Non è un atteggiamento ostruzionistico quello da parte nostra, non abbiamo presentati migliaia, quindi certamente non vogliamo ostacolare con mezzi procedurali l'approvazione di questo bilancio già incerto. Non siamo così folli o irresponsabili, questo lo lasciamo agli altri. Abbiamo presentato degli emendamenti di merito, soprattutto sulle delibere propedeutiche, in particolare su quella sulle tariffe. Riteniamo che nel sulle tariffe dei servizi? Sulle tariffe dei servizi, anche le tariffe in materia commerciale. Riteniamo che a Roma ci siano delle sacche, delle categorie assolutamente privilegiate, che finora hanno pagato poco, quindi riteniamo che queste tariffe debbano essere adeguate verso l'alto per aiutare chi è più in difficoltà e quindi per consentire agevolazioni ed esenzioni sui servizi alle categorie più in difficoltà, all'insegna del principio per cui nessuno deve essere lasciato indietro. Buon lavoro però. Grazie.